Una roba pazzesca, ragazzi. Comunque andiamo avanti, Morgan e Pino Strabioli qui a Domenica in Oggi. Caro maestro, lei è sempre molto elegante. Di Pasqua. Ah, colomba, grazie. E colomba. E pizza al formaggio. Che ah, questa è buonissima. Quella è buona. Tipica pizza di Pasqua. Ragazzi, ma io hai ce mangiato n'ho il per... salame stamattina. Questa salame? Salame è buonissima. No, avevo casatiello. Questa Perfetto. È la pizza al formaggio, ma ho anche questa a casa. Non mi manca niente. Meravigliosa. Sto bene, grazie. Tu? Non lo so. No, ma non lo vedi. Sai? Non lo so come sto, è una domanda difficile. Se uno deve rispondere veramente come sta, molte volte dice così così. Sì, no, beh, no. Sono i famosi convenevoli, ma tra di noi convenevoli mai. Ragazzi, allora, appoggio qua, non vorrei che sparisse. No. Devo parlare al microfono? Quella lì. No. Perché stiamo benissimo, perché io sto bene e Pino anche. Stiamo benissimo. Perché adesso comincia un nuovo programma, ne parliamo tra un po'. Tra un po', è in anteprima. Siete la strana coppia. Beh, io sono risorto, perché io sono risorto. Tu sei risorto. Beh, l'ha detto oggi, poi sì. Cioè. Anche tu sei risorto. Con Marco sono risorto anch'io. Sì, anche sì, tu. Mi ha dato un'energia, una voglia Grazie. Di tornare Ma a fare le cose. Ma hai lasciato tutti gli altri. Tutti. Perché tu, Cristian e Sica, Patti Bravo, la tieni. Siamo oggi è il compleanno. Auguri, Nicoletta, auguri. Brava. Tanti auguri, amor mio. Con Nicoletta saremo a Milano martedì, ma adesso Mara, per te in anteprima, sì? La sigla di Stramorgan che andrà in onda da domani sera Rai 2. Domani sera Rai 2, che Rai 2, sì. A che l'or? Alle 23 oltrepassate. Scusa, perché ridi? Perché è un orario dove si concedono cose che magari di giorno non si possono fare. Per cui più tardi mai, meglio è per te. Certo, per me sì, io sono un vampiro. Sentiamo la canzone? Sì. Com'è il titolo? Allora, la canzone è dedicata, guardate, proprio oggi, che è il giorno di Pasqua. Perché è una canzone che dice io ho perso. Tu dici, sì. Ma perché? Perché in realtà, guardate, il miracolo della Pasqua, basta cambiare la parola perdono in perdono. Ah, che bello. E tutto diventa più bello. È la rivoluzione. È vero. Grande, io ti guardo e so tutto, non me devi di niente. L'ascoltiamo? Sì, certo. Io ho perso. Mi fai molto ridere, cioè, mi sei troppo simpatico. È simpatico. Mara, sei più simpatico. Sai quando abbiamo deciso dove vogliamo andare a muovere il programma? Da Mara. Ma perché è spontanea, la spontaneità è vero, una cosa meravigliosa. Senti, ho mangiato il cioccolato con la colomba, colomba tra i denti. No, dammene un po' anche a me. Vieni. Dove sta sta colomba? No, adesso non vi agitate, posso fare questo? Vieni qua. Ciao. Allora, questo sei tu. No, posso darlo via? L'ha fatta a tuoi bambini. È tuo. Mia figlia impazzisce per l'uovo di Maestro. Pasqua. Allora, però, quello che ho mangiato io, colomba. Tutto cielo, ma che ben di Dio c'è. Se toccia qua, che sei il cioccolato caldo. A me mi piace anche il gastronomico. Apri la bocca, amore. È meraviglioso. Posso? Anche tu, intigni. Dai, con una cosa dei denti. Intigni. Tieni, amore, asciugati. E adesso canta. Ecco. L'uovo lo veniamo a prendere dopo. No, mettiamolo qua, bello in vista. Che bello, grazie. Dai, lo mettiamo ma di bello. Sopra, no? Così. Bello anche cantante. Tuo, grazie. Ma per me niente. Ah, ecco. No, non può essere per me. No. Meraviglia. Ma questo è pazzesco. Scusa, ma quanto pesa? Un po'. Te la fai, Mara? No. Beh, questo qui so già chi darlo io. Grazie Ernest, posso passare? Sei pronto? No, ma com'è?
Com'è? Dammi il fazzoletto. A vedere? Insomma. Va bene, va bene. Senti. Allora, ci siamo. Vai, Morgan. Mi dedico la mia debolezza con questo pezzo, guarda. Io ho perso l'occasione della vita. Ho perso tempo dietro a una svitata. Ho perso abilità di calcolo. Ho perso il filo del discorso. Ho perso un anno l'anno scorso. Io ho perso. Civile, l'aspetto giovanile, il treno alla stazione, il gusto di fare una canzone. Io ho perso la mia giacca preferita, l'idea di farla finita, la faccia pubblicamente. Ogni tanto perdo un dente, ho perso l'amore dentro il cuore, la voce per cantare, la voglia di parlare, la funzione del Natale. Io ho perso il denaro in cose vuote. Ho perso il lavoro da imbecille, la voglia di essere ribelle. Io ho perso i progetti di una vita, l'ordine alfabetico, memoria e spirito critico. Ho perso eleganza e gusto estetico. Io ho perso la luce nello sguardo, ma non ancora il senno. La testa resta sulle spalle e vedo il senso delle cose. Io ho perso la forza nelle mani, ma non ancora il senno. E ho l'istinto di creare e vedo il senso del domani. E avevo perso libidine, dolcezza, educazione, compostezza. Ho perso amici, genitori, figli, cani. Ho perso tutto quello che potevo, anche se non volevo. Ho perso tutto quello che potevo, anche se non volevo. La curiosità, ma non ancora il senno. E ho la testa sulle spalle quando per tutti non va. Io invece resto ancora in piedi perché vedo il senso delle cose. Io ho perso la forza nelle mani, ma non ancora il senno. E ho l'istinto di creare e vedo il senso del domani. Bello Marco. Grazie. Cioè hai perso tutto e ti è rimasta la curiosità. Anche la curiosità mi è rimasto il senso delle cose. Il senso delle cose, la testa sulle spalle e il senso del domani. Mi sembra che non siano delle cose da trascurare. No. Perché il senso delle cose per me è un po', cioè la parola cosa è bella, secondo me, non è una parola generica. La parola cosa vuol dire realtà, cioè vuol dire realtà, una cosa, perché la vedi, perché c'è, perché non è un nulla, la cosa, anche una persona può essere una cosa, qualcosa a cui che ami, qualcosa, non solo qualcuno. Le cose per me sono il mondo che c'è intorno, quindi il senso delle cose vuol dire la voglia di stare al mondo. È tutto quello che ci circonda. Certo. Ti voglio mandare un bellissimo video messaggio che ci ha mandato un grande. Mi guardi e ridi. No, perché tu mi fai le sorprese. Ma questo è bellissimo. Guarda che occhi, Mara, meravigliosi. No, perché vedo lui come mi guarda. È bello come lo guardi, come vi guardate. Sì, beh, perché il senso delle cose, ad esempio, è la mia curiosità nei confronti di Marco, certo. Di Marco, perché lui con quegli occhietti birichini dice tutto, non nasconde niente, non è quello che pensi, è lui.
il grande Roberto Vecchioni, che dice delle cose meravigliose grande. Su di te. Grande, è tanto che non lo vedo. Vediamo. Ciao Mara e ciao Marco. Mara, grazie di lasciarmi questo piccolo spazio, anche perché devo dire una cosa che tu sai benissimo, cioè che tu hai lì uno dei pochissimi geni della canzone italiana. E non dico leggera perché è un brutto termine. Lui è di tutta la canzone italiana, popolare, jazz, sinfonica, sa tutto. Marco è uno di quelli che, a cui non interessa assolutamente la meta, perché arrivare, dove arrivare. A lui interessa tutto quello che vede durante il viaggio. E per questo è stato poco accettato in certi posti. Lui è assolutamente puro, un bambino, un ragazzo che si stupisce e si innamora di tutte le cose che vede. Ed è un grande amico, grandissimo. A me piacciono le persone così. Quindi grazie di avermi dato questo piccolo spazio, tenetevelo forte vicino, perché è un poeta, oltre che un grande musicista. Ciao. Grazie Roberto. Un bacio grandissimo a Roberto Vecchioni, che ha detto delle cose bellissime. Assolutamente vere e condivisibili. Noi abbiamo vissuto questo mese insieme e Marco è tutto ciò, quello che diceva, il senso delle cose, il piacere dell'invenzione, la libertà di pensiero, il coraggio. È un'esperienza bellissima. Un mese insieme. Sì. È sempre arrivato puntuale? Marco! Pirandello dice... Così è se vi pare. Pirandello dice, chi tarda non può essere chiamato mancatore. Guarda... Dai, com'è sto programma? Parlatemi di allora, questo programma. Allora, a parte che posso salutare Roberto? Certo. Allora, Vecchioni... Cioè, noi dobbiamo veramente essere contenti che ci sia Vecchioni. Perché lui rappresenta... Un modo di fare, di comunicare, di raccontare l'amore, di raccontare le persone che non c'è più. Cioè, è una rarità, è una cosa preziosa, è un patrimonio. Per cui, cioè, come si può non volergli bene? È come una cattedrale. È meraviglioso, Roberto. Non sarebbe Vecchioni. Male vedermi insieme anche, no? In questo programma. Perché in magari fondo Pino è il raccontatore, è l'enciclopedia. Le puntate sono quattro, Mara. Che racconta, non però sono pensa infinite. A Vecchioni. Ma ci ho pensato a Vecchioni, ci ho pensato. Ci hai pensato. Perché noi abbiamo parlato di quattro cantautori, di quattro grandi cantautori. E ovviamente anche Vecchioni è un grande cantautore. Ma era impegnato e poi le puntate sono solo quattro. E chi sono i quattro cantautori? I quattro sono Battiato, Battisti, Bindi e Modugno, che Modugno è il padre un po' di tutti i cantautori. Certo, no? Certo. Battiato invece è un cantautore che sentiamo molto tutti in questi anni. Insomma, da quando è venuto a mancare Battiato è molto sentito. Quattro puntate a partire da domani sera. Da domani sera, lunedì, martedì, serata. Mercoledì e giovedì. Vanno di seguito. Ah, vanno in una vanno seguito. Programma sperimentale, dice. Sperimentale. Dice la RAI. Non l'ho detto io. Chiediglielo tu a Coletta. Guarda, anche Domenica In è sperimentale da 30 anni. E siamo ancora qua. Sperimentale. Vediamo lo spot, il trailer del vostro programma. Nel frattempo mi preparate l'ambarabam, perché vi voglio mettere alla prova, visto che voi siete dei grandissimi conoscitori di tutto. Sì. Ho un piccolo quiz da sottoporvi. Nel frattempo vediamo il trailer di Stramorgan. Superlativo assoluto di Morgan, ma un po' di Strabioli, certo, un po' di Morgan. Strabioli e Morgan. Chi l'ha inventato? Morgan. Genio. Resta con me, in inglese, Morgan. First, I'll be the last.
L'idea scenografia geniale. Meravigliosa. Siamo a Torino, nella sede Rai di Torino. Sì, bellissimo. Sì, fantastico. Mitico studio 1 di Torino, e l'idea meravigliosa. Avete visto Modugno ed Elvis. Marco ha avuto questa idea di far incontrare queste quattro grandi che ha citato, italiani con quattro artisti internazionali. Quindi Elvis, Modugno incontra Elvis, Battiato incontra Brian Eno, Umberto Bindi incontra Freddie Mercury e Lucio Battisti incontra David Bowie. Bellissimo. Che bello. Comunque, eh? Volevo dire, visto la scenografia, l'ambientazione, è ispirato alla Rai, cioè agli show musicali della Rai, perché quella è fondamentalmente, a parte che sono le cose che piacciono a me, però è proprio il bello della Rai. Bello della Rai sono le trasmissioni musicali di Mina e Gaber. Certo, Mille Luci. Mille Luci, Studio Renzo Arbore è speciale per voi. E ci eravamo ispirati a speciale per quello, voi, Renzo. Quella è la televisione che a me piace, che ho voluto riportare, insomma, in un certo senso. Sono molto curiosa di vedere domani sera, davvero. Non sto scherzando, secondo me sarà bellissimo. Vi mettete speriamo. I pulsanti. Ma questi sono programmi d'autore, Marco. Lì programmi d'autori, voi non dovete avere nessun tipo, poi va in seconda serata, sì. Non avere mai l'incubo degli ascolti. Ma no. Prego. Beh, in realtà sì, però in no, realtà in ce l'hanno realtà tutti, di fatto no. Dicono che non ce l'hanno, ma ce l'hanno l'incubo degli ascolti. Ma secondo me in un programma come questo anche no. Allora, scusa, secondo... posso dire una cosa? Sì, la Rai non dovrebbe averlo l'incubo degli ascolti, perché è un servizio pubblico, per cui sinceramente la gente paga il canone, per cui la pubblicità non dovrebbe esserci, punto. E poi dopo di questo me ne vado. No, cosa hai detto? Scusa, non ho sentito. È meglio che non l'hai sentito. Ma il canone c'è e noi lo paghiamo. Ed è giusto. Certo. Per cui, allora, perché gli ascolti. La Rai spende un sacco di soldi. E Mara, appunto per questo. Scusami, No, è quello che ho detto bei io. Programmi. No, ma ha detto questo. Hai detto questo. Io ho capito un'altra ha detto cosa. Non dobbiamo avere l'incubo degli ascolti. Perché pagano il canone. Certo. E quindi, giustamente, non bisogna fare la pubblicità come metro di paragone, perché il canone è l'introito della Rai. Ti hanno pagato per questo programma? Un tot. Poco. Ma non è quello. Ma chi se ne frega? Cioè, ma secondo te noi facciamo le cose per i soldi? Siamo nati ricchi. Io ho detto la canzone, ho perso. Ma amore, strucca il botone là. Cosa devo fare? Strucca il botone. Strucca? Ma Mara ha lanciato così. Strucca il bottone, ok. Stiamo facendo così. Siamo pronti, strucca il bottone, mi metto di qua. Ma che lingua è? No, è il veneziano, premi, schiaccia il pulsante. Nelle mie prime domeniche in dicevo, perché tu non guardi domeniche. Lì su De Milano, è entrato nel lessico comune. Insomma, non è che sei nato in Congo e non capisci strucca il bottone, ma io non lo so, ma poi ragazzi. È nel linguaggio comune ormai. Allora, domanda... Prima il filmato. Prima il filmato. Prima il filmato. Ah, ma sei qua pure tu. Mo te vedo io. Ma hanno detto così, giudice. Mettiti allora, là. È giudice, giudice. Certo. Prima il filmato. Filmato. Una delle canzoni d'amore più belle che siano mai state scritte. Franco Battiato, La cura. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Ogni donna, ogni essere umano avrebbe voluto che qualcuno scrivesse queste parole. Allora, meno male che l'abbiamo fatta. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. Un Battiato nuovo ma anche vecchio. Avevo bisogno di nuovo di risentire grandi platee, non so se ci riusciremo, ma sì. Non ha importanza. L'importante non è colpire l'obiettivo, ma percorrerlo. E te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Momenti di travaglio, di tormento, come si arriva poi a questa serenità interiore? O a rendersi ed essere schiacciati completamente da forze dagli esterne, eventi. O dominarle. E tu quale strada hai scelto? Pensate la seconda. Chi l'avrebbe mai detto? Avrò cura di te. Bello. Grande Franco Battiato. In quale album era contenuta la canzone che abbiamo ascoltato L'imboscata. Adesso? Strucca il botone. L'imboscata. 1996. Risposta esatta. Seconda domanda su Lucio Battisti. Filmato. Filmato. Filmato, amore. Prima il filmato. Prima il filmato.
un romantico caminetto, le calde pareti in legno, un'atmosfera davvero confidenziale che invita agli incontri, all'avventura. Lucio Battisti! Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà, domani e sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Bello. In quale anno Lucio Battisti partecipò al Festival di Sanremo con un'avventura? 68, 69 o 72? Strucca il bottone. L'ho struccato. Struccato lui. No, Marco. Ma non si accende niente. Tu. 69. L'hai struccato tu o ha detto il bottone? 1900. Ma cos'è che... Risposta! Esatto. Esatta! Esatta! Pari 1-1 1 a 1, esatto. Notaio? Sì. Allora andiamo avanti. Prima il filmato. E troverai un po' di me in un concerto dedicato. Il mio discorso in musica non è finito. Avrei ancora tante cose da dire. Vorrei solo che mi lasciassero parlare e soprattutto vorrei che ci fosse qualcuno disposto a starmi ad ascoltare. Che emozione. Io l'ho trovato meraviglioso, io amavo molto Bindi. Adorabile Bindi. Bindi. Che qualcuno stesse ad ascoltare. Sì, non l'abbiamo ovunque voluto ascoltare. Sei, se ascolterai. Allora, la domanda è la seguente, ragazzi, e questa è molto difficile. Sono sicura che Marco non la sa. Pino, forse sì. Ma chi è? Io non ho struccato niente. New Trolls. Sì, se... Ma come se... fai che manco... Perché ho letto con quale gruppo... Qui c'è il trucco! Ah no, la sapevo anch'io. Aia. Con i New Trolls, certo, partecipa a Sanremo con i New Trolls. Ma me la dovete Trolls. Togliere ma no, vabbè, c'è la domanda lì. Ma se per... no, perché leggo le domande se certo, scritte in se grafica noi... e faccio tutta sta fatica? Ma scusate! No, errore mio, scusa. Non ho lasciato parlare, non ho fatto quello che ha detto Bindi, lasciatemi parlare. Non ti ho lasciato parlare. Scusate, certo. Roberto, caro, buona Pasqua, Roberto. Togliere. Dai il nostro amore, possiamo evitare di mettere in grafica la domanda? Grazie Roberto, buona Pasqua Roberto. Grazie. E la risposta è esatta. Per cui 2-1. Il pezzo che ha presentato, tra l'altro, certo. Era scritto Renato Zero, era Letti, è vero. New Trolls, Bindi, tra l'altro l'amico anche Vittorio De Scalzi che è venuto a mancare recentemente, no? Di New Trolls. Certo. Quindi so, conosco molto bene quella vicenda. E la nostra seconda puntata è dedicata a Umberto Bindi e l'abbiamo voluta proprio fortissimamente. Tutta la puntata. È vero, grazie. Mara. Quando vai in onda? Dopo domani, non vado a cena. Vabbè che io alle 10 sono già a casa, però... Me la voglio vedere. Sì, vedere. A che ora? C'è anche Gino Paoli. C'è Gino Paoli ospite. A che ora? 23:10, 23... seconda serata. Abbondanti. Andiamo avanti. A notte tarda. Con calma. Calma. Prima il filmato? Sì. Prima il filmato. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Allora,
mentre il mio notaio ha già dato le dimissioni, basta, me ne vado. Lui dice che non è una cosa seria. Perché? Perché vuole tornare al suo posto. Perché lì però le domande sono belle. Sono molto belle. Non leggetele più, eh? No, ma se ce le mandano lì... Ancora? Le hanno... No, adesso però... no. Scusa, Roberto. Buona Pasqua. No, però... Possiamo... Tanti auguri, ti dispiacerebbe non mettere in... Però vorrei dire ai telespettatori che non c'erano le risposte ma le domande. C'erano le domande. Sì, certo, okay. Ma tu... Che abbiamo sei... intuito la, certo, la domanda. Ma tu, tu mi anticipi. Amore mio. Ah, ossia. Dai, fammi una serenata. Din don, din don, campane. Amore, pure amore. Le stelle t'hanno detto no. Pure le stelle t'hanno detto. Ma tu, amore mio, cento campane stanno a dite no. Dite no. Suggerisci. Non ricordo più, Lando Fiorini, no? Lando Fiorini, ma Gabriella Ferri anche. Beh, Gabriella la ricantò, però era Lando Fiorini. Che bella canzone, dai, mi è sempre piaciuta. Improvvisane un'altra. Ma se il mio cuore spera, non... Forse è una chimera, conto nel mio diario le notti e i giorni, l'ho sempre avuta la voce. Basta con questa... Allora ragazzi, filmato, è andato già? No, ma come no? No, ma devo fare abbiamo la visto De André. C'è gente che ama due cose e si perde per le strade del mondo. Questa è sperimentazione. Sì, questa sì. È vera sperimentazione. Stoppiamo, Roberto? Buona Pasqua! Su De André non avevo fatto la domanda. E la domanda è: con quale grande attore De André? Grillo, Villaggio, Solenghi? Ma Paolo Villaggio! Oh, bravissimo! Quanto stiamo? Due pari! Due pari! Perché... Adesso... Adesso sì. Adesso che mi maggiore tu vai lontano, sono acqua chiara le nostre lacrime. Dominante? Adesso no, non la sanno. Questo è un pezzo. Hai beccato un pezzo che non sanno. Tu vai lontano. Non la sanno. Tu lo sai? Io sì. Allora vado al piano. Sperimentando. Piano, dove vai? Vai al piano, va. Vai al piano che è meglio. Gioco lo facciamo. Allora, tu, tra l'altro adesso sì, è la prima canzone di Lucio Battisti, tra l'altro adesso sì, Prima canzone di Lucio Battisti, primo singolo. Vai, ha scritto Endrigo, ma fu il primo singolo di Battisti. Vai, scatenati. Adesso sì, adesso che tu vai lontano. Sono acqua chiara le nostre lacrime e non servono più. Adesso è tardi per ricordare le parole che troppe volte volevo dirti e non ho provato mai. Occhio ritornello, andiamo in là. Senza di te io partirò per altri mondi, ti perderai tra gente e strade sconosciute, non ci sarò quando qualcuno mi ruberà gli occhi tuoi. Adesso sì, adesso che tu vai lontano. Molto bene ragazzi,
or never. Quanto siamo, maestro? Due pari. Due pari, allora ancora una, l'ultima, e vediamo chi vince. La domanda l'abbiamo fatta. Questa è quella dello spareggio, quindi. Sì. Allora, filmato. Io farei tutto nuovo. Filmato Laozi. Laozi. Laozi può essere considerato sia un romantico che un protestatario, un cantante beat o un tradizionalista. Ma andiamo per ordine e cominciamo con l'ascoltare la prima canzone. Prego. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, 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 lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai. Aspetta, aspetta, guarda le gambe. Ritornerai. E ho fatto ballando con le stelle io. Sopra. Ritornerai. Tango. Allora ragazzi, la domanda è: in quale famoso locale Bruno Laozi ha mosso i primi passi? Bussola, Derby, pum. Credo Derby. Derby, ha vinto, wow, Stravioli. Venite qua, venite qua. Bravo Marco. Domani sera, seconda serata, a Round le 11. Inoltrate. Sì. Voi venite però la prossima settimana? Certo. Perché voglio fare il bilancio su come è andata questa settimana con questo programma. Okay. Sperimentare. Affare fatto. Affare fatto. Qua la manina. Mara, da te, buona qua parte. Qua la manina, facciamo il bilancio. Allora, da domani sera fino a giovedì, fino al 13, Stramorgan, Rai 2 in seconda serata. Adesso andiamo e torniamo tra 60 secondi. Grazie a Pino e grazie a Marco. Grazie, buona Pasqua. Ci vediamo domenica, eh. Usciamo di là. E mi innamoro di dove.